È più grande la beffa perché eravate avanti 2-0 e avete subito due gol negli ultimi 10 minuti, oppure visto quanto hanno detto i 90 minuti è un punto che va bene? No, più grande la beffa sicuramente, perché eravamo avanti 2-0, abbiamo subito un'espulsione secondo me ingiusta, perché se i cartellini sono andati solo da un lato, oggi purtroppo. Su Saccani c'era un'espulsione grossa come una casa alla fine. È vero che eravamo alla fine, ma se i metri sono uguali, doveva. Purtroppo a un certo punto abbiamo giocato 12 contro 10, quindi va bene così. Ultimamente ce li mandano tutti qua. Presidente, è chiaro che avanti 2-0 forse doveva chiudere il Pescara sul 3-0, oppure il Monterosi comunque con il gioco l'ha meritato quel pareggio? No, no, ma il Monterosi ha fatto due gol e li ha meritati. Noi l'avevamo chiusa perché abbiamo preso il palo con Cuppone, magari faceva il 3-0 e era finita lì la partita. Purtroppo è così. Dispiace perché era una partita che potevamo portare a casa, non ci siamo riusciti, quindi sicuramente avere 3 punti di svantaggio era meglio prima. Però il campionato è talmente lungo che non è una partita che può cambiare un campionato, come è successo a noi può succedere anche agli altri. Oggi è arrabbiato, è deluso, qual è il suo stato d'animo? No, sono arrabbiato perché, ripeto, l'espulsione non c'era nel modo più assoluto, perché il primo fallo non era fallo. L'arbitro, secondo me, a mio avviso ha fatto una pessima partita, ed è giusto dirlo, perché siamo andati veramente... Noi ogni fallo che facevamo era una munizione, per loro no. E tra le altre cose, la punizione del gol del 2-1 nasce da un fallo laterale nostro scambiato, e quindi con il quarto uomo lì, io non so che cosa ci fanno 4 persone in un campo se poi a decidere quello che sta dall'altra parte del campo. Diceva però Fabio Ferraresi da studio prima che anche prima dell'espulsione di Giabua forse il Pescara è stata la partita che ha avuto più difficoltà in questo campionato. Ma difficoltà, fin tanto che siamo stati in 11, obiettivamente le difficoltà non credo che ne abbiamo avute tante, forse abbiamo fatto un po' meno lì davanti, quello sì, però grandi difficoltà non ne abbiamo avute. C'è l'ex presidente della Sampdoria Ferrero con lei, tra un po' lo ascolteremo? È venuto a trovarmi, siamo stati insieme prima della partita, una visita di cortesia, di solo? Amicizia. Assolutamente sì. Non c'è nulla, no? Beh, che ci deve essere? No, non lo so, chiedo. No. A proposito, sulle vicende societarie, nel senso, sulle eventuali cessioni di quote societarie? Ancora, ogni volta che sì. Fai la stessa domanda. No, è stato un mese dall'ultima volta. Quando saremo pronti faremo sapere tutto.